tutti i giorni per strada e cerchiamo di portare all'interno delle istituzioni le loro istanze. Ciò che è paradossale è che in ogni nostro municipio tutto ciò che attualmente abbiamo portato, la maggior parte degli atti provengono dai cittadini fuori dal movimento, e questa è una cosa particolare, direi, perché gli attivisti, tutti quelli che fino a poco prima delle elezioni facevano parte dei gruppi, ci aiutavano, mano a mano hanno smesso di farlo. Ce ne sono pochi, ecco, pure questa è un'assemblea cittadina, io ringrazio tutti voi di essere venuti qua, ma per essere un'assemblea cittadina di una città grande come Roma, questo spazio non doveva essere sufficiente, doveva essere 3 volte più grande questo spazio. Noi nasciamo come movimento per portare avanti quel processo di cambiamento culturale che come principio cardine ha la cittadinanza attiva. Un cittadino attivo è colui che si rende protagonista di ogni parte della propria vita, riappropriandosi di ogni attimo della propria vita, da quello politico alla quotidianità. Noi come persone del Movimento 5 Stelle dovremmo essere di insegnamento agli altri e far capire che i cambiamenti avvengono dal piccolo, dalla quotidianità, dal prendere interesse di ciò che avviene nel nostro territorio. Quello che chiedo a tutti voi, che chiedo a coloro che ci guardano da casa, che chiedo a chiunque, è questo: i grandi cambiamenti si fanno dal piccolo. Quindi noi dovremmo entrare non solo nelle istituzioni perché ci siamo, dobbiamo andare nei comitati di quartiere, nei comitati di istituto, nei centri anziani, vivere il nostro territorio e portare noi dal territorio le idee all'interno delle istituzioni, farci ascoltare in modo che la politica cominci a prendere ad esempio nuovamente la persona come suo punto di riferimento e non gli interessi e le speculazioni economiche che stanno avvenendo oggi. Il problema principale è che noi stiamo combattendo contro dei nemici che abbiamo messo nulla, con anni di indifferenza in cui abbiamo delegato, noi abbiamo permesso che quelle persone raggiungessero quei livelli ed oggi è difficile farli scendere, è difficile, ma insieme possiamo farlo. E quello che chiediamo tutti noi è una partecipazione attiva di tutti, perché noi siamo adesso rappresentanti non solo del popolo 5 Stelle. Una volta che entri tu rappresenti tutti i cittadini, e per riuscire ad ascoltare tutti i cittadini, siccome noi siamo 2 al massimo 3 per municipio, non abbiamo il tempo materiale per andare ad ascoltare tutte le associazioni, tutti i singoli individui. Il gruppo municipale è un gruppo fondamentale, non per fare il tavolo di lavoro, per fare l'infopoint o per andare a Genova ad ascoltare Grillo. Il gruppo municipale è fondamentale per ascoltare le persone che vivono a fianco a noi. Ed è per questo che noi chiediamo l'aiuto di tutte le persone sul territorio. Perché spesso e volentieri ci sentiamo soli, perché 10 attivisti per municipi che hanno 320.000 abitanti non bastano. E non basta stare seduti dietro ad un computer a scrivere. Che vogliamo che si diffonda.